Siamo alla Fondazione IRCCS Cagranda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, nello straordinario archivio storico dell'antico Ospedale Maggiore. In passato si sono verificate numerose epidemie di vaiolo, di morbillo, di tifo esantematico o petecchiale, di febbre tifoidea, di colera. Possiamo conoscere come ha reagito l'Ospedale Maggiore di Milano dai documenti della rubrica Servizio Sanitario di Culto e dall'archivio della Direzione Medica. Vediamo accortezze igieniche, isolamento dei malati, confezione di sopravvesti per gli infermieri, oggi li chiameremmo dispositivi di protezione individuale, creazione in città di ospedali provvisori, adesso c'è la fiera, ma in passato c'erano monasteri e conventi da impiegare. La vaccinazione contro il vaiolo è promossa a partire dall'anno 1800 dai medici dell'ospedale Maggiore Giovanni Giannini e Luigi Sacco, ha salvato innumerevoli vite in Lombardia. Grazie.